Buonasera, è lei maestro, non ci vedo. Buonasera, mi hanno regalato questi occhiali la signora Francesca, che ringrazio, è come essere in uno scolapasta, non si vede niente, però belli, belli. Allora dice, in affari tuoi lo scolapasta degli occhiali. Maestro, serio, grazie, buonasera nelle case, qui in teatro, nell'officina affari tuoi. Questo è un sentitissimo ringraziamento che devo fare alla piccola Fabiana e a nonna Dolores soprattutto. Quando sei nonna Dolores? Ma le spiego perché. Perché nonna Dolores mi ha fatto arrivare, e io l'ho mangiata tutta, una meravigliosa parmigiana. Grazie. E io? E io? A lei ho lasciato il Dolores. Grazie nonna Dolores! Torna qui nonna Dolores. Che guarda sempre affari tuoi. Ci vediamo dopo, lei suoni per nonna Dolores e Fabiana, salutiamo. Vado di là. Buonasera, buonasera. Maurizio, grazie dalla Sardegna, Maurizio. Saluti dalla Sardegna, Maurizio. Alessandro. Alessandro. Ciao Sardegna, Cagliari, ciao Cagliari, ciao tutta Sardegna. Io, i quattro mari. Meravigliosa Sardegna, che salutiamo, il primo magnete anche per la terra sarda, eccolo qua. Eia! E adesso si passa da un'isola all'altra, perché la Sardegna l'abbiamo salutata, adesso salutiamo la Sicilia, perché gioca la congiunta. E ora vicina, forza con la comanda. Buonasera Tommasa. Tommasa Gritti. Gritti da signorina o da signora? Gritti è il tuo cognome? Sì, sì. Era Gritti. Gritti la carrozza su, brano cannoni. Allora, nata a Campobello di Mazzara, provincia di Trapani. È ex insegnante, ci dici tutto dopo la pubblicità. Ciao! Cioccolata troppa corda, tieni piccoletto, guarda i gradini, signora tenga, non lo mangi tutto insieme che è freddo, tieni fanciullino. Siamo un programma molto pop, poco corn, eccolo qua. Buonasera Tommasa, buonasera Tommasa Gritti. A te che te do, a te te do la X, gira vorticosamente il nostro macchinario tecnologico, mia bella donna di Sicilia. Quella è la tua X, così è deciso, così è votato, e io la vado a inserire, e intanto porto a mio nipote tutto l'ambaradam, eccolo qui. Tommasa, siamo già nelle tue mani, nelle tue chiamate, perché potremmo vincere 5.000 euro se troviamo già lì. Pachito e Pachita, la gioia dei nostri bambini, sotto a chi tocca, pubblico, mi servite voi! Grazie! In bocca al lupo, Tommasa! Prima chiamata dalla cucina d'affari tuoi! Una Puglia sarà della noi! Seruala! Buonasera! Ha chiamato il numero? Una. Vedo il notaio Pocaterra perplesso, intanto lo saluto! Buonasera notaio! Buonasera Seruala, va bene, uno! Dos! C'è il tutù! Grazie Seruala! Dove stanno? Andiamoli a cercare, mi piace, Tommasa in piedi. Tommasa Gritti, così, bella gagliarda, all'attacco. 19 Campania, Maria Grazia. Buonasera, Camarosta, la bella di Forino. Mamma mia, la matta. Chi chiamiamo? Trentino Alto Adige, Stefano. Il Trentino, l'altro Adige, ce l'abbiamo noi, Stefanino il dottorino. Venga il dottorino del Trentino. Buonasera, bello di casa. Ti senti bene? Benissimo. Un bel garibaldino il dottorino. No. Ci penso io. In questo caso ci devi pensare tu. È la prima volta, mi sembra, da cui abbiamo iniziato la nuova stagione. Te tocca a te, Tommasa, farti più in là, prego. Vieni, dottore. Allora. Per te, Tommasa, i segni sono questi, ti scorto io. Tu, dottorino, mi vai al posto. Ci penso io, ve lo
lo spiego rapidamente senza tediarvi troppo. In tutto e per tutto, per un segmento della partita, compresa una telefonata, quindi libero di accettare o rifiutare l'offerta della dottoressa, del resto l'opzione parla chiaro, ci penso io, il dottore in questo caso pensa lui alla partita di Tommasa. Tommasa non può parlare, se parla gli chiede di chiamare quel numero o l'altro, gliele diamo, 70, 80, tutto, cedete a casa, ci intesta la casa, il marito, tutto diventa nostro, quello che ha lei in Sicilia, no, insomma c'è una penalità, quindi non può parlare, può esultare o intristirsi, ma non può parlare di soldi, deve dimezzare, scherzare, notaio, giustamente dice la parte seria dell'opzione, cioè ti sarà dimezzata l'eventuale vincita, tu dottorino invece verrai squalificato da tutte le università del mondo se ti giri. Allora, grande tensione, gioco di sguardi, film western alla Sergio Leone, devi chiamare e intanto trovare i paquitos. Naturalmente i soldi vanno a Tommaso, non te fai idee strane. In bocca al lupo dottorino per la serie Ci penso io, grande tensione. Chiamo il 16 in Umbria Veronica. Buonasera Veronica. Bravo, non ti girare. Mi batti per sempre. Mi dispiace troppo. Mi dispiace tantissimo. E si sente il battito, perché è sudato come una foca all'uscita dall'acqua, è una cosa che neanche io, in questa maniera, ti offro in formato intanto ufficiale il nostro ferro della fortuna, più per Tommaso, voglio dire, per interposta persona. Non ci dobbiamo avvilire. Altri due. Il 9, Molise Carmela. Buonasera Carmela, caffè e sorriso, facci tornare il sorriso soprattutto sul volto di Tommasa. Grazie Francesca. Tu figlio mio, hai esorcizzato, grazie Franci. Guarda. Certo, spero che per i tuoi pazienti che da dottore non costerai così due visite 575.000 euro. Lo so che non vorresti chiamare, vorresti scappare in Trentino sulle... Sì, veramente, veramente. So. Veramente. E invece no, devi stare, devi chiamare. Il 5 è la Liguria, Stefano. Buonasera Stefano, l'inebriante. Devi andare a un altro gioco della concorrenza, vai, fatti consolare dalle mie bellezze qua, Oriana e Giada. Ti do una bella notizia nel disastro, da regolamento l'opzione Ci penso io prevede tre pacchi appunto fatti da un altro concorrente magistralmente come ad esempio il dottorino e anche una telefonata, per fortuna, grazie al cielo, essendo uscita la matta rapidamente, essendo questa la zona dei sei pacchi, la telefonata non la gestirà lui. Pensa cosa poteva accettare da parte della dottoressa. E quindi, insomma, un ultimo tiro da parte tua e le telefonate, come dire, saranno tutte tue. Cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, come cerchiamo di fare affari tuoi nei momenti in cui la partita non è facilissima. Grazie, maestro. Ho bisogno di lei. Io torno col meraviglioso ferro, che è la straordinaria scenografia di affari tuoi. È un ferro di Varenne. Febbre da cavallo, da cavallone. Speriamo funzioni. Piemonte 2, Giuseppe. Buonasera Giuseppe, il nostro Richard Gere. Speriamo lo sia. Allora, io con i ferri del mestiere in mano. 20 centesimi di ferri del mestiere. Grazie Mari. I ferri funzionano. Pausa. 1, 2, 3. Buonasera. Se la ride, eh? La
prof è tostissima dietro questo sorriso. Ah, subito la dottoressa chiede roba di donne. Ti vede, donna gagliarda, tosta, e chiede subito, merito di tua mamma? Sì. Come si chiama o si chiamava mamma? Santina. Santina. Perché la dottoressa chiede questo, evidentemente sa qualcosa. Ma certo. Come ha inciso nella tua crescita, nella tua educazione? Mamma che era da sola perché papà faceva un lavoro fuori l'Italia, fuori la nazione. Lontano. Sì, lontano in Venezuela. Sì. Veniva, andava. Certo. E quindi mamma era attivissima, attentissima a farci crescere nella maniera più civile possibile, educate, e che voleva a tutti i costi che noi studiavamo, e quindi siamo venute bene. Quindi anche libere, però, mentalmente dico libere, con un approccio alla vita moderna. Sì. Che non vuol dire fare pazzie, vuol dire essere curiosi della vita e poterla vivere e affrontare. Certo. C'è anche una storia di mamma altrettanto, come dire, emancipata, di manica larga, insomma, andate, ragazzo, hai due figli, no? Sì, due maschi. Un avvocato e un ingegnere. È un ingegnere. Hai capito? Lo so, mamma, l'ho detto male. Non tutte le ciambelle riescono con la laurea. No, salutavo mamma a casa. La tua. Quindi avvocato, ingegnere, anche tu, insomma, sulla strada di mamma Santina hai saputo insegnare. Tirando le redini e mollando, insomma. No, è stato un iter fantastico, sia io che coadiuvata da mio marito, che abbiamo saputo ben giostrare il tutto nella nostra unione. E quindi abbiamo Quanti fatto anni di matrimonio? 43 a luglio l'abbiamo fatto. A luglio? Che giorno? Il 19. Il 19 luglio, 43 anni. Salutiamo anche il marito Leonardo. La dottoressa vuole capire cosa fai di fronte a 26.000 euro. Prima offerta o tre tiri per continuare a giocare? Ma ancora è un po' prestino, e allora rifiuto e vado avanti. Rifiutiamo, notaio! Il Trentino Alto Adige. Stefano, ti puoi riscattare. Registro! Il registro! Leviamo la nota sul regista al dottorino. Vinci Abruzzo. Buonasera, il greco fascinosissimo. Battiamo il ferro finché è caldo, battiamo il ferro di cavallo finché è incandescente. Ah, eccoli là, i cassadetti, ravioli dolci fritti, quelli li riconosci? Ravioli dolci fritti, c'era anche il film Ravioli dolci fritti alla stazione del treno. No, beh. Un altro tiro. 11 Lombardia. Buonasera, Maurizio, il bellissimo gordo. Troppo gordo. E noi ingordi, mi si è freddato il ferro. Siamo in vantaggio noi. Applauso. Grazie. Dottoressa. Il ferro di cavallo mi si è freddato, ma ho altre mille armi. Ad esempio, una signora da Roma mi ha mandato questo per schiacciarla. Se viene giù vestita da zanzara, io... venga giù. Dica, mi autorichiamo all'ordine. Serve anche come ventaglio. Maestro, musica sentimentale, anche da soppopera, volendo, perché adesso vado a chiedere a Tommasa. Parliamo d'amore. È vero che devi dire grazie a una ripetizione di italiano? Sì. Eh sì. Sì, lo so, tutta sta rivedendo in mente, però se ce la dici, perché sennò non stavamo la lezione. Sì. Pensavo che lo dicevi.
Allora lo dico io, perché Tommaso è una donna di sentimenti, anche che non ama spiattellarli, ed è giusto, noi del sud siamo chiusi, non è che non vogliamo parlare, siamo riservati. La passione fra Tommaso e Leonardo nasce a una ripetizione di italiano. Leonardo ti stava dando una lezione? Sì, sì, una ripetizione di italiano, dovevo fare un esame, allora lui era più avanti e quasi... Ma in tutti i sensi, era più avanti, era più avanti. Era più avanti, allora in questa ripetizione, dai, è successo. Come la Divina Commedia, che alle 8 fu il libro, e chi lo scrisse quel giorno più, non ne leggemmo avanti. Primo bacio, sì. Altro bacio, possiamo dire che furono una serie di baci a ripetizione. Alla ripetizione. Ed è amore ancora oggi, dottoressa. Venga a ripetizione, lei da me, che io, lei, se non offre tanti soldi, venga giù che la ripeto io a lei. Dica, mi piace. Pensaci bene, Tommaso. Sei donna intelligentissima, emancipata, innamorata. Cambiamo o ascoltiamo? Ti privilegio, come dire, ti prendi la possibilità, il privilegio di cambiare il 15 perché ne sei magari stanca? Oppure rifiutiamo la possibilità di cambiare e ascoltiamo l'offerta? La dottoressa ci propone il bivio, la combinazione. E io al bivio scelgo la sua, sentire l'offerta. L'offerta? Sì. Non cambiamo il 15. Si vergogni. Cosa no, fa? Anzi, pensavo cosa, peggio. Cosa? Per tre tiri, da 26.000 euro scendiamo a 23.000 euro, scendiamo di 3.000 euro, da 26.000 a 23.000, pensavo facesse peggio. Invece la dottoressa è intimorita dal tuo ruolo di professoressa. E allora rifiutiamo, eh? Subito, sì. Avanti, sì, sì. Allora, Tommaso, ripartiamo. Tommaso è anche una straordinaria ballerina, quindi vuole continuare a ballare, a danzare con la sorte, con la fortuna, qui ad Affari Tuoi. Si riparte. Leggeri, partiamo così, ma sì, mi piace. Atmosfera da gita, da viaggio. 18 Romagna Vittorio. Allora, Romagna, Vittorio. Grillo, che devi fare? Grillo, che fai? 5 euro! 5 euro, festeggiamo! Festeggiamo! Mi piace, con le bolle si parte! Amore mio, aiutami! Meraviglioso film! Monica Vitti, Alberto Sordi! Andiamo, andiamo, andiamo! Scie di bolle di sapone! Andiamo leggeri! Verso il blu! 12 Luigi, Calabria. L'avvocato, noi siamo per mare, speriamo non sia tempesta come il soprannome dell'avvocato. 30.000, vabbè, si è leggermente increspato il mare, ma ci possiamo stare, fa anche rima. Allora, 50 centesimi, ancora uno? Ancora uno, io già rifacevo i conti, 50 centesimi, 50 euro, 100 euro, leva un altro blu, già siamo in mezzo al mare blu, leva un blu. Toscana, Alessandro. Buonasera, intanto sì, ci saluti, si presenti. Alessandro Frasca, Chiocchio, Firenze. È una zona di Firenze. Chiocchio, salutiamo gli amici di Chiocchio. Ciao Alessandro. Ciao! Yeah! Tommaso, scatenati con i tuoi amici. Tommaso!
non è vero che dice la dottoressa se c'è una ballerina che ti allenavi allo specchio? Sei bravissimo. Sì, da piccola. Da sempre, è piaciuto il ballo. Hai capito? Però, recluso. Aspetti, come però? Però è stato... Non l'ho praticato perché nonna diceva a mamma, poiché papà non ci stava, ma dove la mandi a quella lì? La porti alla rovina, sulla brutta strada. Hai visto? Siciliani in sale, voluti. E allora ha bocciato. Perché tua mamma ti accompagnava alla scuola di ballo? Sì, la insegnante che veniva da Marsala. Veniva da Marsala per te? No, veniva per un gruppo di ragazze lì a Campobello. E quella, quando non sono andata più, diceva, implorava mamma, ci diceva, signora, la mandi a Tommaso, è un peccato che non continui. Dico una cosa però, cioè nonna, così, ah, nonna? Nonna Francesca. Nonna Francesca? La chiamavano Ciccia. Ciccia? Sì, Ciccia Francesca, Ciccia, Ciccia mia, dottoressa, stasera la mia Ciccia. No, però in effetti, cioè, che il signore ha detto, tutti i torti nonna non ce l'aveva, perché voglio dire, la mandi oggi, la mandi domani, pure mio padre diceva a mia madre, dove lo mandi? E poi ci siamo rovinati, perché mi hanno continuato a mandare alla scuola di ballo e non abbiamo più studiato i risultati. Sì. Tesoro mio, ci siamo fermati alla quarta media. Alla quarta succede. Io trovavo chiusa la scuola di ballo e la scuola normale, rimanevo in mezzo alla strada e provavo da solo dei miei passi. Ciccia, me lo dica, Ciccia! Wow! Allora, Tommaso, entriamo nel tuo specifico, sia affari tuoi, il gioco ma anche la danza. La dottoressa dice, ho due passi soltanto, quindi non tre tiri, solo due passi, un passo a due, tuo da solo, uno, due, oppure te lo vado a scrivere perché qui cominciamo a fare sul serio, se ci vuoi salutare, ci puoi salutare 36.000 volte, così, ciao Betta. È difficile. Un sogno che potresti realizzare con questa cifra senza essere troppo ficcanaso, ma del resto ci chiamiamo affari tuoi. Qual è? Un pensiero, far la casetta all'avvocato a Milano. Tuo figlio? Uno dei... Ingegnere sistemato? Sì, ingegnere a posto. Certamente ingegnere sei fatta da solo a casa, sai cosa? No, è stato aiutato. Sì, ormai è a posto. Invece a Milano, questo tipo straniero. Dice Totò, a Milano, sto siciliano col banco. Con la nebbia. Con la nebbia. Ci vogliono i soldi. E certo, che uscita la nebbia. Rifiuto e vado avanti. Allora, Tommaso, ti ricordo che tiriamo solo due volte e questo lo dobbiamo prendere come un vantaggio, cioè possiamo fare, nella peggiore delle ipotesi, solo due danni, cerchiamo di farli relativamente grandi, sarebbe meraviglioso almeno un colpo nel blu, darlo alla ciccia mia di sopra qua, la dottoressa. Gabriella, sei ragione, vediamo chi c'ha ragione, lei o tu? Vediamo cosa dobbiamo sacrificare. Padre, un ancora che te parliamo! Si può parlare, si può parlare! Sardegna, sei, Soraya. Sera. Va bene, ci pedina, va bene! Ciccia, alza l'offerta, il Tommaso si sta proprio sciogliendo e ballerina dentro. Ma lei guardi, veramente è scorretta dentro, non è più Ciccia. Allora, la cattivissima, ce l'hai un soprannome che si può dire in televisione siciliana? No, vabbè, una cosa contenuta. La racchia, come è una cosa siciliana? La tinta.
Sì, dica. È tinta. Sì, lo so, me lo ricordo che no, Siciliana anche lei. È tinta, è tinta. No, è tinta nella testa, è tinta dentro. Allora, si aggrappa a tutte le sue arti e invece di offrirti fa un po' di fuffa, è fuffosa stasera e ti dice cambio. No. Però dopo tirerai solo due volte, sia che tu voglia o non voglia cambiare. Pensiamoci bene. 13, 7, 17 è il 3 del nostro fantastico paperino Massimiliano di là, con uno dei mari più belli del mondo, lì zona Maratea. No, 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 non ti smuovi con 15 così. Non abbiamo, grazie. Non diamo retta alla tinta, sì, però abbiamo messo. Non l'avevamo, non l'avevamo ancora detto, sì. Notaio, ok. Come? Due tiri, sì, due tiri, due tiri. Va bene. Scopriremo dopo se era una trappola oppure no, perché spesso la dottoressa ci sembra solo tinta, come dici tu, è cattiva, ma magari ci stava dando l'opportunità di intercettare 250.000 euro. Però l'occasione. Lo scopriremo solo alla fine, solo giocando, solo vivendo. Giocare, battissimo gol. Sì, come la canzone, sì. Basilicata, Massimiliano, 3. Ciao Paperino. Hai chiamato Massimiliano? Ci fa ridere o no Paperino, come sempre, nelle sue avventure. Sì! 50 centesimi! Viva Maratea! Viva la Sicilia! La Basilicata! Mare bello di qua, di là! A forti da un mare meraviglioso! 4 Veneto, Beatrice. Clamoroso. 50 euro. Grazie Miley Cyrus. Maestro Migliucci, guardale un po'. Una specie di mamma e figlia, di sorelle, guarda qua. Guarda. L'evoluzione di Miley Cyrus prima e dopo il concerto. Guarda, Tommaso e Beatrice, bellissime, per affinità, bionde, le rubbie. Tesoro, forse per la prima volta quest'anno ad affari tuoi posso urlare con tutto il piacere che posso, si gioca solo per il dinero! Che in questo momento di crisi, voglio dire, una piccola grande soddisfazione per voi. Dica lei, ciccia spietata tinta. Momento di crisi suo, tutto suo, dica, siciliana in difficoltà. E chi lo dice? Ma non è che... Non ho il coraggio di dirtelo. Ma cosa? Ballerina attrice, un po' sceneggiata. Ma cosa? Turi! Tommaso, lì c'è nell'armadio! A schifo finisce! Invece no, qui finirà benissimo, dipende ora solo da te, dalla sorte. La dottoressa dice che si tirerà una volta sola. I pupi per la strada, i pupi siciliani. Oppure. Ancora? Non ne sono dimenticato, aspetta, quant'era? Era su pure anziano, cioè. Ho capito. Oh! Maestro, zan zan zan! Scrivo una cifra per volta. 7, 5, basta. 7-5. 7-5. È il numero mio di casa, 7-5. 7-5. €75.000. Buon voyage. Buon voyage. Ho un tiro. Chiamato a, qui a partecipare, allora non ho fatto un preambolo, mi sono detto però, mi sembrava, però, e quindi anche qua
da, però e se poi fuoriesce. Ciao bella, ciao. No? E quindi ci sta sempre un però, dappertutto. Però. Quindi amici da casa, per voi che non conoscete, come dire, il gergo di affari tuoi, Tommaso dice, certo, dan, però, dan, però, ma se fuoriesce, è chiaro. Però, a te, però. Anche noi abbiamo capito la forma di Tommaso, al tre però, dan, se fuoriesce. Sempre, però c'è sempre un però, da fare i tuoi, dan. Fuoriesce. Fantastici. E allora, sai Flavio, ho fatto anch'io i miei però, beh, accetto. I 75.000. Mio. Amici da casa, amici a casa, si cena tutti insieme, ad affari tuoi c'è sempre un però, diciamolo, siamo felici per te, hai accettato, però dobbiamo trovare i 250.000 euro, no, senza però, si ritrovava, tocca trovare i 250.000 euro. Andiamo. Allora, l'accordo è questo. Sì. Tu fai dan, chiamiamo, se fuoriesce il 250.000 facciamo festa. Certo. Se non fuoriesce però. Vabbè. Io faccio festa ugualmente. Certo, con 75.000. Certo, la festa fuoriesce lo stesso. Pazienza. Devi andare in crociera anche con tuo marito, sì, no? Sì. Certo. Faremo, quella ci verrà sicura e poi anche altro, però. Però. 250.000 facciamo festa, falli fuori, esce. Il Friuli Venezia Giulia. Venezia 13. Giulia. Buonasera. Buonasera bella Oriana. Allora, proviamo a farlo. A dan, Oriana apre, se fuori esce il 250.000, si fa festa. Lo fai tu, Tommaso. Fino all'ultimo. No. 50.000 però. 50.000. Allora, facciamo fuoriesce il 250.000, se fuoriesce dal 7 o dal 17, se ammesso sono che sia là. Se sono qua, come devono uscire? Il 7 Giada. Se sono qua, riprova. Allora, tu stacca, preparati, fai il tuo dan. L'hai detto tu, ad affari tuoi c'è sempre un però, nel bene e nel male. Dan. Stacca senza aprire. Siamo rimasti in due. Siamo rimasti in due, neanche in tre, come il Rinaldo in campo, almeno lì. Due. Tre somari, tre briganti, solo tre. Mia dolce professoressa ballerina, 75.000 euro li porti a casa. C'è l'ultimo però. Già. La dedico a te, a tua nonna, a tua mamma, a tutti quelli che vorrebbero ballare, non hanno avuto il coraggio di ballare, secondo me nel mio piccolo, accettate il consiglio, trovate il coraggio di ballare, sempre, anche se uno non deve diventare l'étoile del secolo, ballare. Pina Bausch, certe cose si possono dire con le parole, però, non c'è il però ma va bene, però altre si possono dire con i movimenti, come ha fatto Tommaso, ballando anche col suo dan. Ci sono anche dei momenti in cui è capitato a Tommaso, quando ha cercato di spiegarci il suo dan, Pina Bausch dice, si resta senza parole. A quel punto comincia la danza. Il però di questa sera è che se avessimo ballato un po' di più, adesso potrebbe cominciare la vera danza, perché i soldi sono qua. Giovanni. Ci salutiamo.
salutiamo. Comunque, con Tommasa che vince 75.000 euro, aiuterà il figlio, va in crociera col marito Leonardo. Salutiamo gli amici della Sicilia. Campo bello di Matera. Trapani, tutta la provincia, tutta la Sicilia, la nostra Italia che ci segue. Grazie, Tommasa, ti puoi scatenare. Signore, a domani. Grazie. Ma ora in onda Velvet con Paola Echeverria, Miguel Ángel Silvestre, la regia è di Carlos Sede. Buona visione! Oh!